Con oggi sono stati conclusi l'ultima tranche di 30 alloggi che fanno parte dell'ambizioso e sfidante obiettivo che ci eravamo posti a febbraio dell'anno scorso di riuscire a ristrutturare 110 alloggi dell'edilizia residenziale pubblica. È stato un obiettivo raggiunto nonostante un periodo difficile di pandemia e di carenza anche di manodopera per gli interventi dell'edilizia a causa dei bonus fiscali. È un obiettivo molto importante, sono alloggi molto belli, tra l'altro, che ridanno anche dignità all'ERP.